Abbiamo limitato il contagio perché siamo stati fra i primi in Italia a adottare ordinanze per contenere e controllare i rientri dalle aree del nord che all'inizio della pandemia erano le più contagiate. Siamo riusciti a rallentare il contagio in Molise e a fronteggiare come meglio potevamo e dovevamo fare la pandemia da coronavirus. Abbiamo contagi controllabili e che si stanno riducendo, quindi possiamo dire che abbiamo superato la fase 1. Adesso stiamo entrando nella fase 2 e lo dovremo fare con la stessa responsabilità che abbiamo mantenuto, che abbiamo assunto nella fase 1, distanziamento sociale, permanenza domiciliare, usciamo solo per lavoro, salute e motivi necessari. Dobbiamo stare attenti a non abbassare la guardia. Dal 4 di maggio prossimo diverse attività cominceranno a ripartire ed è quello il momento cruciale. Stiamo andando nella fase 2 anche sotto il profilo della nostra economia. Dobbiamo ripartire, abbiamo un programma intitolato Start Molise, 45 milioni di sostegno alle imprese, 9,2 milioni di sostegno alle famiglie, 6,2 milioni di sostegno ai lavoratori, cassa integrazione in deroga, 2,6 milioni di inclusione sociale, interventi sul sociale, 1 milione di euro per interventi in sanità. Sfioriamo i 58 milioni di euro e altre misure stiamo per mettere in campo. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi, dobbiamo mantenere il distanziamento sociale, dobbiamo resistere per battere questo virus.